1,75 m, bionda, occhi azzurri, fisicata. Chi sarà mai? Cristiana Benga con noi in questa terza puntata di Perle e Porci. In questa puntata farò un'intervista a Cristiana per far capire come sia possibile rimanere focalizzati dopo aver fatto un percorso di trasformazione, dopo aver fatto un cambiamento importante a livello fisico, ma soprattutto a livello mentale. Più volte vi ho parlato, per chi mi segue da tanto tempo sa, quando io mi esprimo e parlo di 1%. Cosa significa essere l'1% nella vita, nello sport, nelle professioni, nelle relazioni sociali? Insomma, far parte dell'1% significa entrare nell'elite in assoluto in tutti gli ambiti. Tutti noi abbiamo delle capacità, delle potenzialità all'interno per poter essere l'1% di qualcosa, però molto spesso restano sedimentate in ognuno di noi, restano nascoste. Cristiana è stata capace di tirar fuori il meglio che aveva già dentro e continua ogni giorno ad alimentarlo. Dove vorrà arrivare o dove arriverà, adesso ce lo racconterà. Cristiana, presentati brevemente, chi sei, cosa fai nella vita, raccontaci di te. Ma prima di fare questo, io ti ho fatto firmare una liberatoria dove tu sai perfettamente che per la proprietà transitiva il fatto che già tu sia in questo video con me sarai odiata. Assolutamente. Quindi, esatto, peace and love. Esatto. Vai. È tutto verissimo quello che hai detto, a parte il fatto che sono 1,78, non 1,75. Bisogna essere precisi, no? Tu lo dici sempre, quando fai una cosa deve essere preciso. Allora, io sono Cristiana e abito qui a Dubai da 8 anni, quindi sono una espatriata. Ho conosciuto Claudio nel 2021 tramite delle conoscenze. E, diciamo che la mia situazione non era così pessima quando io ti ho incontrato, perché comunque venivo da un periodo molto difficile legato alla morte di mio padre, che mi aveva già aiutato, passami il termine, a perdere dei chili che avevo accumulato in perché la tua anni. Condizione precedentemente, come hai già fatto vedere nel gruppo, era ben peggiore rispetto a quando hai iniziato con me. Assolutamente sì, ahimè nella mia vita ho sofferto dell'effetto yo-yo più e più volte. Sono passata da 92 kg a 53, dalla taglia 52 alla 38, e non riuscendo mai a stabilire un equilibrio giusto per me, per il mio fisico e per la mia vita, certo, per il mio stile di vita. E quindi quando ti ho incontrato ho detto vabbè, proviamone un'altra, tanto avevo la voglia di farlo, la possibilità economica, la mentalità, insomma. Però infatti ho detto, adesso poi parleremo di quello. Ho detto vabbè, proviamolo, non più né meno. E quindi niente, ho iniziato ad aprile del 2021 con te, un paio di protocolli. E vabbè, i protocolli mi sono sembrati subito facili perché sono molto sostenibili, sono veramente semplici, basta un minimo di organizzazione. Poi essendo io vergine, un po' atipica, perché per alcune cose sono un disastro, però per la precisione maniacale, sì, sei vergine. Sì, esatto, quindi avevo il mio quaderno con tutto scritto, il programma, l'acqua da bere, tutto a parte l'allenamento. Adesso ci arriviamo. Quello non era contemplato, perché per me la dieta, il perdere peso era legato solo all'alimentazione. E quindi niente, ho iniziato con te e non ti capivo. Infatti adesso allora, lo scopo di questa intervista è quella di far capire alle persone come una alta bionda che va in palestra 4 volte alla settimana, che vive a Dubai, ovviamente dai più è vista come una fortunata, è vista come una che già sei alta 1,78 e quindi già la genetica ti ha voluto bene, e il fatto che comunque non avessi chissà quanto peso da perdere. Allora tutti pensano che tu abbia il personal chef, il personal shopper, che voglio dire, tu non abbia una vita, no?
quando di fatto la tua vita, voglio dire, non è un peccato vivere a Dubai, e Dubai comunque è una città come tutte le altre, con tutta una serie di problematiche forse anche più complesse rispetto a una città italiana, no? E che Dubai, dai più, quelli che non l'hanno mai vista, che non ci sono mai venuti, è convinta che nel momento in cui vivi qua, comunque ti danno 1 milione di dirham al mese da spendere, no? Quindi Cristiana non è tutto questo, cioè è una mamma, è una che gestisce la famiglia, è una che ha un business, perché se anche non si vede è un'imprenditrice che ha un business di costumi da bagno, quindi comunque riesce a incastrare tutte queste cose nella sua giornata, dando ad ognuna la priorità e ad ognuna il tempo necessario. Quindi il messaggio che io voglio far passare a tutte le persone che vedranno questo video e che ti vedono e che ti conoscono e che magari non si sono mai esposte, penseranno: beata lei. A me questo beata lei sta sui coglioni, nel senso che beata lei, non esiste il beata lei, cioè ognuno è artefice del proprio destino, d'accordo? Poi che io avrei voluto avere i capelli di Sandy Martin e non ce l'ho è un altro paio di maniche, ma non mi cruccio per questo, o non è che se vedo un biondo con i capelli lunghi dico beato lui. Non mi interessa, non è quello il concetto, no? Quindi io e te, quando abbiamo iniziato, quindi qua parliamo di amore e odio, diciamo che abbiamo avuto degli scontri, no? Perché? Perché comunque tu sei una precisa, sei una pignola, sei una che vuole capire, che vuole andare a fondo delle cose, quindi al di là, voglio dire, delle prime schermaglie per quanto riguarda il protocollo, che poi è andato liscio, ci siamo scontrati sull'allenamento. Perché se voi seguite Cristiana su Instagram vedete che 4 volte alla settimana va in palestra, non, anzi anche 5, e io la rimprovero per questo, non perde occasione di allenarsi, di spingere forte, sta avendo successi incredibili dal punto di vista del cambiamento fisico, no? Ma lei era una pigra pazzesca, quindi vorrei che tu raccontassi qual è stato il passaggio, qual è stata la molla, qual è stato il processo che ti ha portato ad essere una pigra tremenda, una di quelle che preferiva mangiare meno ma non fare sforzo, sì, rispetto ad oggi che devo tirare le redini per trattenerti dal non fare troppo. Allora, io penso che siano stati 2 i passaggi fondamentali per me. Allora, il primo, che poi vanno di pari passi con il pari passo con il protocollo. Il primo è l'aspetto economico, perché io sì, vivo a Dubai, appunto la vita, lustrini, gold, tutto scintillante, ma io ho un valore del soldo, certo. I soldi non è che si raccolgono in giardino, e quindi come ho io investito dei soldi nei tuoi protocolli e volevo fare al meglio, così mi è stato regalato un buono per andare in palestra da delle amiche, certo, che comunque non volevo sprecare, perché certo, comunque era un loro, certo, okay, un regalo. E avevo... Apro e chiudo una parentesi: prima di questo passaggio Cristiana aveva comprato panza elastica, aveva comprato i miei videocorsi di allenamento, ma... E qui si riaggancia al mio secondo, alla mia seconda cosa, perché sia per il protocollo, guarda là, sia per il protocollo che per l'allenamento ho fatto quello switch dal desiderio all'obiettivo. Ho studiato, ma è vero, ahimè è vero, 100%, perché quando uno dice sì, vabbè, vorrei dimagrire, vorrei, e non fa niente, o vorrei avere il fisico da modella della palestra e non fa niente, e non cambia niente. Nel momento in cui ho detto va bene, per il dimagrimento il mio obiettivo è questo e per la palestra il mio obiettivo è incominciare a muovermi, era l'inizio, certo, perché poi gli obiettivi vengono man mano, no? Certo. Man mano si ingrandiscono, tu prendi dimestichezza, prendi conoscenza, esatto, perché tutte le cose che mi dicevi tu, che io non capivo, ma sia dal punto di vista prima alimentare e poi dal punto di vista dell'allenamento, ora io le capisco. Certo. E infatti si sono allineate, no? Sì, si sono all'inizio allineate. Sembra cazzudice questo. Sì. No? E non capivo le ripetizioni, la costanza, 10 minuti al giorno. Dicevo, ma tanto a che servono 10 minuti al giorno? Ma manca a perderci tempo a questi 10 minuti al giorno. Certo. Tanto quando è che raggiungerò quell'obiettivo? Quell'obiettivo? Mai. E invece no, perché poi facendo, veramente la pratica che ti fa scoprire che la teoria è quella, è giusta ed è l'unica da seguire.
E quindi non perdere i soldi e avere un obiettivo sono stati le mie due spinte per farmi iniziare a cambiare la mentalità anche da un punto di vista di allenamento e fisico vero e proprio. E che effettivamente mi hanno dato quel 20% in più di cui tu parlavi, perché io a dimagrire ero dimagrita, anzi mi ero dimagrita, ma mi ero svuotata svuotata, e non come le diete che facevo in precedenza, però sembrava comunque lampanata, però mi ero svuotata. E teniamo conto di una cosa, come dico sempre, per una persona alta come lei, con una genetica di un certo tipo, cambiare la composizione corporea è molto molto difficile. I brevi linei sono molto più favoriti nello sviluppo muscolare. Una persona di 1,60 m con una certa struttura fa molta meno fatica a mettere su un chilo di muscolo se si allena nel modo giusto. Una persona con le leve lunghe come lei ce ne vuole di tempo, proprio per un fatto fisiologico, no? E invece l'applicazione, la costanza, il metodo, la disciplina e il tempo stanno dando dei risultati pazzeschi. Continua. Nonché anche la curiosità, perché comunque io non ho mai fatto niente in modo scimmiesco come una capra, cioè quello che mi dicevi tu facevo e via, o quello che mi dice ora il mio PT lo faccio, eseguo, guardo in giro e poi vado a fare la doccia e inizia la giornata. No, cioè comunque mi sono documentata, chiedevo, o chiedo a lui, ma perché mi fai fare 3 ripetizioni in più e invece non mi carichi di più quel peso? Cioè, comunque c'è una curiosità. Vuoi capire? Certo, e a tutto c'è un perché. E quindi ora, mano a mano che sto diventando più pratica fisicamente, anche più... Sei entrata proprio nel... Sì, c'è veramente gusto a fare le cose, perché vedi il tuo corpo che cambia e vedi i benefici che ne vengono di seguito. Certo. Tu sei stata una che durante il percorso, che continua ovviamente, non ha mai avuto quei down che normalmente, ad esempio, le mie clienti hanno, no? Cioè tu hai iniziato e sei andata avanti come un Terminator. Eri pigra, però il protocollo lo hai sempre fatto come se fosse la tua Bibbia, d'accordo? Allora, vorrei... perché finché lo dico io, lo sto dicendo io perché lo devo dire, d'accordo? Però chi c'è passata? Come hai fatto a essere costante e a mantenere questa costanza? Cioè, come mai non hai avuto una flessione? Come mai non hai avuto, o meglio, l'avrai avuta, ma come hai fatto a respingerla? Come hai fatto a reagire a quel momento di down che certamente in tutto questo tempo ti sarà venuto, vuoi per una giornata storta, vuoi per un momento emotivamente difficile, per tante ragioni. Come hai fatto a resistere? Allora, vabbè, credo che sia una questione di carattere. Quando uno vuole una cosa, va per la sua strada. Credo che sia una questione di fiducia che ti ho dato, perché comunque tu ne tratti sempre di questi argomenti nei tuoi video, nei tuoi reel, nelle tue dirette, e quindi comunque se io ti seguo e mi sono affidata a te, ti credo e quindi cerco di applicare anche le tue strategie su di me. E magari mentre prima era uno sforzo, perché magari dovevo mettermici, fermarmi, sentire, oddio, Claudio ha detto così, oppure devo far così, lo faccio. Ormai è diventata la mia un'automatismo. Di vita. Ed è questa la cosa bella, perché io non faccio una dieta. Cioè, io ormai la mattina mi sveglio e anche se vado ad un bar, qui a Dubai sono pochi bar italiani, però ti assicuro che c'è di tutto e di più da mangiare, ottimi livelli e la quantità e la qualità pazzesca. Eccellente. Però comunque anche se vado fuori mi mangio il mio yogurt oppure mi mangio il pancake e sto bene. Certo. E così pranzo e cena fuori e ne faccio veramente tante. Sì, certo. E la mia vita ormai si... anche al supermercato, cioè io vado diretta sulle cose che devo comprare, che poi vengono mangiate anche dalla mia famiglia. Certo. E quella è la mia vita, non c'ho nessuno... sforzo, nessun risentimento, nessuna tristezza, certo. No. Quella volta che ho voglia di qualcosa, che mi trovo in una situazione che non posso, non che non so gestire, che non che posso non so gestire al meglio, la uso come il mio pasto libero, certo, e via, e poi domani ricomincio, punto. Come gestisci, ecco, i tuoi figli, come hanno, diciamo, perché chiaramente una delle domande, no, o uno dei dubbi, o una delle problematiche delle clienti è, ma come li gestisci, cioè, finché vivessi da sola,
sarebbe facile, ma ho una famiglia e quindi gli altri mangiano cose che mi mettono in difficoltà. Tu come hai gestito questa cosa con la famiglia e come continui a gestirla, tenendo conto che hai due figli adolescenti e che quindi fanno tanto sport, stanno crescendo e mangiano? Allora, guarda, con loro sono stata, l'ho gestita veramente in modo naturale, nel senso che ho iniziato io, sì, non ho stravolto la dispensa perché io ero chiara su quello, sui miei punti e dove volevo arrivare, mm-hmm, e quindi non è che ho buttato la Nutella, cioè certo, la Nutella a casa mia, certo, o appunto le cose che mangiano loro, sì, no, non le ho buttate. E loro hanno continuato con la loro dieta, la loro alimentazione, sì, che però comunque è abbastanza bilanciata, perché sì, comunque, sì, si comunque non hanno mai mangiato schifezze. No, no, no. Però continuando, vedendo loro come sto l'esempio, cambiando io, come sto modificando, facendo la gara del bicipite con mio figlio, così ora mio figlio e i miei figli mi dicono: mamma, voglio mangiare quello che mangi tu. L'esempio, esatto, certo, certo, esatto. Infatti, tra i miliardi di sport che i tuoi figli fanno, tuo figlio più grande, tra le tante cose, ha iniziato anche la palestra, no? Assolutamente sì, perché comunque lui gioca a calcio a livello buono qua a Dubai, e quindi l'ho introdotto in palestra più che altro per fare un programma specifico per il portiere, per migliorare le performance, sue performance da portiere. E quindi, ma lui è esaltato da questa cosa, perché comunque l'ambiente è quello giusto, potenziante, certo, si trova bene anche lui con il PT e vede i risultati su di lui, esatto, che ha passato proprio la fase dell'adolescente che stava un po' che stava tendendo all'essere robusto, sì, adesso che è, sì, cambiato completamente. Quanti push-up fa al giorno, Tommaso? 500, io ogni tanto lo trovo mentre si lava i denti, mentre cucina, e infatti mi arrabbio, perché gli insegnamenti che ho ricevuto da il coach è che quando uno deve fare esercizio fisico lo deve fare concentrato, naturalmente riscaldato, perché sennò ci possono essere danni, ok, mo lui ha 13 anni e quindi certo, magari il danno no, però comunque anche quello è un insegnamento, perché certo, perché insomma vanno fatte per bene le cose, comunque 500 al giorno. È pazzo. Sì. E qual è stato, quindi ti hanno regalato questo buono in per andare a fare una lezione in palestra, e poi qual è stato il passaggio ad aver deciso che la palestra poteva piacerti e quindi il consiglio di prendere un personal trainer che ti potesse far appassionare all'allenamento? Perché tu la palestra la vedevi un, sì, po' come un ambiente terribile, come capita alla maggior parte delle donne. Quindi ci sei andata perché prima facevi un altro tipo di, sì, allenamento, tipicamente femminile, sì, tutto fatto da donne, anche perché, sì, qui poi gli ambienti sono abbastanza, tranne la palestra che è misto, lo yoga è solo per donne, certi tipi di allenamenti sono solo per donne, quindi tu in realtà andavi a firmare una o due volte alla settimana, ma in un ambiente protetto, tra virgolette, no? Quindi la palestra per te era veramente il luogo invalicabile. Quindi hai deciso, e qual è stato il passaggio a dire: forse mi può piacere, vediamo, andiamo fino in fondo? Allora, innanzitutto perché avevo iniziato appunto con bar, che è questa, sì, ginnastica con col peso corporeo, sì, alla sbarra proveniente dalla danza, che, sì, comunque aveva fatto, sì, perché da zero divano, certo, cioè, a fare qualcosa, certo, due o tre volte a settimana, io, certo, già vedevo un passaggio, un miglioramento. E mi sono appassionata poi al mondo della palestra, quindi sui social seguivo PT, coaches, certo, certo, video, così, e quindi poi sai come funzionano i social, tu entri nel circolo, e sono stata contattata da diversi PT qua a Dubai: ah, vuoi che ti alleno, vuoi che non ti alleno, e uno mi ha mi ha dato fiducia, sì, perché comunque era dal modo con cui ti ha approcciato, certo, professionale, pulito, anche perché tu non stai qua e quindi uno non poteva, esatto, approfittarne, esatto, ahimè, e quindi ho dato fiducia a questo PT e ho iniziato con lui, e devo dire che mi è piaciuto molto. E quindi un consiglio che do, che uno deve trovare la strada giusta. Cioè deve essere... Ci vuole feeling con la persona che ti allena, altrimenti... Ci vuole feeling, ci vuole una persona professionale. Quello, poi alla base. Poi se ci sta il minchione che ti fa ridere e tutto, e poi sì, mentre ti allena guarda il cellulare... Come sempre, la sostanza. Esatto. Ma ci vuole anche
No, cioè voglio dire, se c'hai un musone antipatico, può essere il più bravo del mondo, ma almeno quei 50 minuti, quell'ora in cui soffri, minimamente ci deve essere, no? Un minimo. E poi mi sembra che lui con te faccia un programma, cioè sì, non è una cosa legata alla lezione, ciao, no, arrivederci, no, grazie, no? C'è la correzione, c'è tutto. Cioè, se io anche poco mi distrago, no, rimettiti lì, focus, perché comunque ti stai allenando. Certo. Cioè, ci vuole una persona appunto capace, professionale, con cui si crea un feeling, e anche quell'ambiente deve essere giusto. Cioè, quella dove vado io è veramente una palestra serena. Dell'1%. Dell'1%. E infatti, pensate un po', dove cazzo siamo arrivati e dove, quello quando vi dicevo che in realtà Cristiana queste caratteristiche ce le aveva dentro. È stato un processo che le ha consentito di tirarle fuori. Da donna divano e ha cominciato ad allenarsi, adesso va a fare un retreat con la palestra. Esatto. Quindi? Un retreat dove farò workout, quindi allenamenti, dove ci sarà yoga, perché io comunque continuo a fare yoga una volta a settimana, fra quelle 5-6 volte che mi alleno durante la settimana, dove si farà hiking. Sì, cioè quindi sì, tipo passeggiare, tipo trekking, ok? E poi si farà anche il... Ma ci sarà anche una parte dedicata al mindset, no? Mindset, assolutamente, sì, sì, che si basa anche su quello. E poi ci sarà anche, ora che va di moda, vediamo come sarà, l'ice bath. Sì, quindi il ghiaccio, il bagno freddo, sì, diciamo. E quindi no, sono veramente contenta, perché qua vicino a Dubai mi impegnerà 24 ore concentrate, perché poi pure lì il tempo, non esatto, è che bisogna appunto fare questi ritrito, gli allenamenti di ore, ore, ore. Ho capito anche quello, la gestione del tempo, ed è per tutti, non ci sono più scuse. Esatto. E vedremo come andrà. Questa è una bella esperienza che... No, i ritrit sono poi potenzianti al massimo. Il proprietario della sua palestra è un personaggio veramente incredibile, perché ha mille idee e poi è uno di quelli che continua a spingere sul discorso dell'1%, sì, no? Quindi cercare di portare ai massimi livelli le persone. E quando fa questi retreat sembra un po' come le mie promozioni, no? Appena lancia l'offerta, sì, infatti quel primo non hai fatto in tempo, perché in tempo era sold out. Esatto. E quindi questo rientra in un piano di crescita personale, no? Che cosa voglio dire? È un po' come il discorso che faccio io dell'importanza delle coaching, no? Cristiana ne ha fatte tantissime con me. E quello di portarsi a un livello superiore e poi un livello superiore ancora, cioè la scala potrebbe essere infinita nella nostra vita. Allora un conto è sopravvivere, restare al pian terreno, vivacchiare, accontentarci di quello che abbiamo. Un conto è cercare di capire che ognuno di noi ha delle caratteristiche intrinseche pazzesche. Se riusciamo a capire quali sono e riusciamo a cominciare a coltivarle, ci rendiamo conto che tu adesso le hai messe sulla tua crescita personale, sulla tua sicurezza, sulla tua autostima, su tutto un discorso che va ben oltre il fisico che oggi hai, ma hai una consapevolezza diversa che prima non avevi, che è passata attraverso quello che può sembrare un processo superficiale, no? Vado in palestra per essere bella, per avere un fisico scolpito. Ma Cristiana attraverso questo processo ha capito tante cose di lei che prima non sapeva, perché viveva in un modo diverso, viveva una vita diversa. Continua ad essere madre, continua ad esserlo in maniera migliore nei confronti dei suoi figli, perché riesce a dargli degli spunti diversi, degli input diversi a 360 gradi. Vogliamo ricordare anche che fa parte del board della scuola dei tuoi figli, quindi sei impegnata in riunioni, in organizzazione del miglioramento della scuola. Cioè, ragazzi, la giornata è fatta di 24 ore per tutti noi, si tratta soltanto di come la gestiamo, di come riusciamo a metterla insieme e di dare valore alle cose che ci interessano. Poi, ovviamente, c'è chi non fa un cazzo tutto il giorno e c'è chi purtroppo ha genitori malati da assistere, quindi ovviamente non prendiamo in esame situazioni estreme, che voglio dire, su quelle non ci possiamo fare niente, ma mi auguro che nella maggior parte dei casi la vita di tutti noi sia scandita dal lavoro, dalla famiglia, dalle normali rotture di palle che ci sono. La differenza sta come le affrontiamo, come le gestiamo e come riusciamo a conciliare tutto il resto, no? Perché comunque lei mette a tavola la cena, perché lei comunque va a accompagnare i figli la mattina a scuola, li va a riprendere, li va a portare alle mille attività fisiche. Quanti chilometri fai al giorno con la macchina?
Siamo sui 150-180 al giorno. 180 km al giorno in città, perché Dubai è una città pazzesca dove si riescono a fare queste distanze chilometriche al giorno. Portali a scuola, torna da scuola, fai le tue cose, spesa, eccetera, eccetera, vai in palestra, torna dalla palestra, vai a prendere a scuola, torna a casa, cambio, merenda, porta uno a calcio, porta l'altro dall'altra parte, poi torna, poi vai a riprendere, poi torna indietro. Cioè, neanche un rappresentante fa tanti chilometri al giorno in tutto questo. Questo per dire, no, che è facile dire beata lei, perché pensano che tu sia a Dubai, che sia in piscina tutto il giorno e che quando c'hai quell'ora di tempo te ne vai in palestra. Non è così. Quindi cosa spero sia venuto fuori da questa intervista, oltre magari a tante invidia, ma rifacciamo, esatto, rifacciamo. Che tutti possiamo crescere, tutti possiamo migliorare, che non esiste una sorta, tu per esempio nel gruppo sei molto presa ad esempio, no? C'è gente che vorrebbe avere il tuo fisico avendone tutt'altro e che quindi è irraggiungibile, ma non perché tu sei una star, ma perché, come ho detto, se tu sei alta 1,78 e uno è alta 1,56, diventa difficile avere le stesse forme, no? Però diciamo che vieni presa ad esempio per come ti sei trasformata, per quanto impegno ci metti, e perché sicuramente c'hai un fisico della Madonna, diciamolo. Quindi tutti possiamo ambire ad avere sicuramente un fisico migliore, sicuramente una qualità muscolare migliore, ma soprattutto una mentalità migliore. Perché senza di quelli rimaniamo mediocri, rimaniamo invidiosi, rimaniamo nell'ambito del beata lei o beato lui. Quando voi dite beata lei o beato lui, voi non sapete che cosa c'è dietro a una storia di successo, ad un risultato meraviglioso, ad un cambiamento pazzesco. Il beata lei o il beato lui non esiste, esiste tanto culo, tanta mentalità, tanta applicazione, tanto rigore, ma soprattutto tanta disciplina, perché la disciplina sovverte anche la genetica, sovverte anche il fatto di essere alti 1,78, d'accordo? Si può essere alti 1,60, 1,65 ad avere un fisico pazzesco per se stessi, non per gli altri, non per fare una competizione, non per dire in assoluto. C'è gente che, cioè, quando l'altro giorno mi hai detto che fermi una ragazza nera in palestra per fare i complimenti, perché quello che si dice nell'ambito della palestra, no, your workout is my warm up, cioè il tuo allenamento è il mio riscaldamento. In una scala di valori noi siamo sempre molto sotto a tantissime altre persone. L'importante è che noi siamo nel gradino più alto della nostra scala, non quella nei confronti di qualcun altro, in quali, diciamo, dove saremo sicuramente più scarsi in tanti altri campi, ad esempio. Quindi l'importante è cercare di migliorarsi, cercare di fare il massimo per poter avere il massimo risultato rispetto alle nostre possibilità. Assolutamente d'accordo, cioè, gli altri devono essere di stimolo, esatto. Ma non di invidia o... Secondo me il motivo giusto è: se ce l'ha fatta lei, ce la posso fare anch'io. Cioè, quello che dico a tutte le persone che magari fanno le coaching con me prima di entrare nel percorso, no? Io alla fine dico: se hai guardato i risultati delle mie clienti, non sono ragazze di 20 anni, di 30 anni, dove può essere più facile fargli ottenere un risultato. Sono persone di 50 anni, di 60 anni, anche di 70 anni, completamente pigre, completamente senza nessuna voglia di fare sport, senza nessuna cultura sportiva, che hanno messo in pratica i miei dettami, chiamiamoli così, e hanno ottenuto quel risultato. Quindi se ce l'hanno fatta loro, perché non ce la devi fare tu? È l'esempio quello che conta, no? Non è che stiamo brancolando nel buio, partiamo oggi, vediamo dove possiamo arrivare. Abbiamo migliaia di testimonianze, quindi si può fare, si deve fare, ovviamente se uno vuole, altrimenti no. Si ottiene poco. Assolutamente. Benghina, grazie. Dimmi. Ti posso fare una domanda? Ci mancherebbe. Visto che questo podcast è nato come, esatto, una possibilità di conoscerti di più a livello personale, ti sei sposato poi? No, no, non era questa la domanda, aspetta. La domanda era, tu appunto sei un mental coach, sei un fitness coach che appunto aiuta le persone a ritrovare lo stimolo, la strada, sì, a risolvere dei problemi sia legati all'alimentazione che non, oppure
dal punto di vista del fitness, tu riesci a plasmare veramente i corpi delle persone come un artista plasma l'argilla. E cosa provi emotivamente, dal punto di vista delle emozioni, a raggiungere questi risultati? Guarda Cristiana, io più volte l'ho spiegato, e non per fare il gradasso, io potrei tranquillamente oggi chiudere questa intervista e andare in pensione, d'accordo? Perché comunque ho raggiunto tutti i miei livelli, vivo la vita dei miei sogni, sono qua a Dubai, sono a Lugano, vado a Barcellona da mio figlio, ho la vita che desidero, e me la sono disegnata e sono riuscito perfettamente a farla, no? Quindi posso tranquillamente veramente non lavorare per necessità, e questa è una grande fortuna per chi crede alla fortuna. In realtà è da 10 anni che mi faccio il culo in questo business, poi ne ho fatti tanti altri prima, e se lo faccio è solo ed esclusivamente per vivere indirettamente di questi successi. Cioè, avendo un ego smisurato, e non lo nascondo, il fatto che tu sia una persona invidiata, il fatto che tu, e me lo dici spesso, quando vedi amiche che dall'Italia vengono a trovarti, che non ti vedono un sacco di tempo, dicono: ma che hai fatto? Tantissime tue conoscenti, non amiche, sono entrate nel percorso grazie alla tua esperienza. Beh, questo per me è un motivo di vanto, cioè fa parte del personal brand. È come dire: compri una borsa di Hermès, Hermès ne va orgoglioso perché è andata a finire tra le braccia di una donna chic, di una donna che la sa portare, no? E quindi Hermès è un brand che gira per il mondo ed è riconosciuto come il top di gamma per le borse da donna. Ecco, tu sei il mio personal brand, e quelle che come te ottengono risultati straordinari sono il mio personal brand. Attenzione, io ti ho insegnato la strada, ci siamo scontrati, ti stavo anche sui coglioni, cosa abbastanza normale per moltissime persone. Siccome però sei una donna intelligente, quando hai capito che il mio modo di spronarti, il mio modo di insistere su una tua lacuna era solo per farti tirar fuori quello che di buono hai dentro, oggi non è più così. Succede che molte persone non ce l'hanno questo: fammi andare a vedere dietro questa facciata, che cosa c'è, perché mi sta dicendo in maniera così rude muovi il culo da quel cazzo di divano se vogliamo ottenere qualcosa in più, no? Restano nel loro limbo, si tirano indietro e non progrediranno mai. E sinceramente a me non interessa lavorare con quelle persone, mi interessa lavorare con persone che vogliono cambiare, ma non perdere 10 kg o 15 kg, che restano fine a se stessi, perché le persone che ragionano in questi termini poi li riprendono, smettono con me, come al solito la presunzione prende il sopravvento e continuano a sbagliare. E con persone che vogliono capire, con persone che vogliono cambiare veramente, che io preferisco, con cui io preferisco lavorare. È per questo che sto spostando tutta la mia attenzione sui percorsi di coaching, sui percorsi di crescita, sulle mentorship. Probabilmente organizzerò un retreat, probabilmente organizzerò un mastermind, perché è quello che mi piace fare, visto che posso scegliere in che modo lavorare. Tanto di protocolli ce n'è da mo' alla fine dei giorni, quindi non è un problema. Però è questo che mi spinge ad andare avanti sempre con maggior passione, cioè il vostro successo è la mia benzina. Quando non avrò più, diciamo, lo stimolo, quando, spero mai, riuscirò ad assuefarmi a questo successo, probabilmente smetterò. Quindi ti emozioniamo. Moltissimo. Vi ammazzerei tutte, certo. Il mio sogno è avervi in un capannone e seviziarvi tutte, dall'inizio alla fine, e non cose belle, no, cose brutte. Ammazzate. Esatto, però è così, evidentemente in questa vita sto scontando peccati nelle precedenti, e quindi questo mi è toccato. Bene. Cristiana, grazie. Grazie a te, Claudio. È stata una bellissima intervista. Spero che le persone capiscano il senso. E, beh, e poi, se ci odiate, noi siamo abituati. Ciao.